Continua a vivere nei cuori e nella memoria di una città intera. Pino Daniele, il cantautore napoletano scomparso a gennaio di un anno fa. Questa mattina a ricordarlo è la scuola nella quale si diplomò come ragioniere, l'Istituto Elena di Savoia Diaz in via Tribunali, con l'intitolazione di un'aula dedicata ad un ex alunno speciale. Presenti alla cerimonia il sindaco Luigi De Magistris ed il fratello del nero a metà, Nello Daniele. Complimenti alla sua scuola, la Diaz, con questa targa bellissima, con i ragazzi che hanno suonato e cantato in modo magistrale le canzoni di Pino, vedere il diploma, vedere la pagella dove sin da ragazzo si prodigava per attività extrascolastiche, per la sensibilità nei confronti di Napoli. Cioè, Napoli sta ricordando Pino con una spontaneità, una passione e una competenza che è un tributo che si dà solo alle persone immortali attraverso la loro arte, la loro musica e la loro cultura. Dopo la fusione con l'Elena di Savoia, l'Istituto Diaz è stato completamente ristrutturato e con la targa a Pino Daniele si presenta in nuova veste al territorio. L'iniziativa si è svolta alla presenza degli studenti che hanno intonato alcuni brani dell'Uomo in Blues. Le giornate, come ha detto Luigi, non finiscono mai, da un anno e mezzo che ci sono sempre iniziative importanti. Abbiamo dato via al memorial di Pino, abbiamo dato via anche una sala, mi ricordo, anche, abbiamo inaugurato anche una sala di registrazione ultimamente a Pianura. Ci sono tante iniziative, ma non solo a Napoli, io vedo anche nei dintorni, quindi mi sposto e vedo che ci sono tante iniziative. Quindi significa che Pino qualcosa di buono ha lasciato.